Sono Gippomu Kendingando, insegnante precario. Per me potere al popolo significa ridare il protagonismo alle classi popolari, quelle classi popolari che sono state colpite negli ultimi anni dalle politiche neoliberiste, portate avanti dai governi di centrodestra e di centrosinistra. Queste politiche negli ultimi anni hanno arricchito soprattutto chi stava in alto, hanno finanziato le banche, hanno distrutto lo Stato sociale, distrutto la scuola pubblica, la sanità, hanno precarizzato il mondo del lavoro colpendo i giovani e senza una prospettiva per il loro futuro. Ma soprattutto penso che sia importante rimettere al centro l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori, l'unità di chi sta in basso. Per questo potere al popolo è una sfida importante, una sfida che può ridare voce ai giovani, che può ridare voce ai lavoratori, unire le generazioni e unire soprattutto i migranti con i lavoratori italiani. Questa è una sfida importante, una sfida nuova, soprattutto in questo momento quando le destre, ma non solo le destre, stanno trovando nei migranti il capro espiatorio delle loro nefande politiche. È una sfida importante, è una sfida che deve essere portata avanti il 4 marzo, ma per andare anche oltre il 4 marzo e costruire effettivamente veramente un potere popolare. Per questo ho accettato la sfida, potere al popolo.